Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Siamo sempre come al solito su Elden Ring. Come vedete sono vicino al castello di Gran Tempesta perché abbiamo, dopo aver sconfitto Godric e averlo esplorato in lungo e in largo, trovato comunque qualcosa da fare che stava ben nascosto. C'è una strada che porta nei bassi fondi del castello che ci permetterà di sconfiggere un boss secondario che si trova là sotto. Oltre a questo ci darà anche un proseguo di una quest che io purtroppo ho mancato per un pezzetto, e si tratta della quest dello stregone Roger, lo stregone che possiamo evocare in combattimento per affrontare Godric. E se l'avessi seguita nella maniera corretta mi avrebbe dato una spada unica. Quindi in questo video cosa vedremo? Vedremo la discesa che dobbiamo fare, bisogna fare un po' di parkour per riuscire ad arrivare in quel posto dove affrontare il boss, e cosa ci dropperà alla fine. Prima di farlo, come al solito, vi invito a lasciare un bel mi piace se il video sarà di vostro gradimento, di iscrivervi al canale se volete rimanere sempre aggiornati con tutte le mie guide. Guardate anche nella descrizione del video per trovare due link. Il primo riguarda il server di Discord di Elden Ring Italia, dove potete trovare molti giocatori che provengono da più piattaforme, quindi se cercate qualcuno con cui giocare, lì sicuramente lo potete trovare. Il secondo invece riguarda il link a Facebook, sempre per il gruppo di Elden Ring Italia, dove poter rimanere aggiornati con tutte le notizie riguardanti il gioco e anche altri utenti con cui potete giocare insieme. Ora vi lascio al video e ci vediamo alla fine. Eccoci tornati. Come avete visto, c'era un bel boss nascosto in profondità nel castello. Dopo averlo battuto, oltre al seme di luce, abbiamo trovato
un nuovo medaglione, si chiama Pustola del Principe, che riguarda sempre Roger, perché come avete visto, toccando la macchia di sangue a terra, vediamo ciò che succede a Roger, ed è per quello che lui si trova in condizioni piuttosto critiche alla tavola rotonda. Se avessi seguito la quest, probabilmente mi avrebbe droppato anche la sua arma. Quindi ragazzi, come avete visto, è tutto abbastanza semplice, state solo attenti a non cadere dai dirupi. Io ho finito, vi ricordo soltanto di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, in modo di rimanere sempre aggiornati quando escono le mie guide. Io vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!